Eccoci qua dalla Pallamazzola di Taranto con coach Pugnignano, allenatore della Casa Euro Taranto. Allora coach, una partita intensa, quella disputata quest'oggi dalla sua squadra. C'è stato anche l'esordio del nuovo pivot Orlando, che però è stata portata a casa appunto da Monteroni. Ci può descrivere un po' cosa ha visto lei? Allora, partiamo dal presupposto che era una partita che poteva finire in equilibrio. Possiamo rassomigliare a una partita tipicamente da playoff, dove alla fine bisogna andare alla ricerca della soluzione offensiva, bisogna essere attenti al rimbalzo e bisogna evitare di subire in difesa. Il risultato non è reale, nel senso che noi siamo caduti un attimo nella trappola che ci ha teso Monteroni, soprattutto verso fine del terzo quarto, dove abbiamo addirittura sbagliato i primi passaggi di apertura all'inizio dei giochi, quando Monteroni era in difesa solo sulle prime linee di passaggio. Questo ci ha prodotto uno svantaggio che in questo momento non riusciamo a recuperare, perché può succedere una giornata in cui non siamo prolifici in attacco, ma dobbiamo assolutamente trovare soluzioni partendo dalla difesa e poi passando a quelle offensive. Per Monteroni, secondo lei, ha fatto più la differenza il duo Mocavero Rodriguez oppure il supporting cast che comunque ha inciso in questa partita? Ma come sapevamo loro giocano un po' a memoria. Emanuele sicuramente bisogna limitarlo, noi abbiamo provato a limitarlo, però la sua capacità di andare al rimbalzo d'attacco, soprattutto nel primo tempo, ci ha messo un po' di difficoltà. Nel secondo fortunatamente un po' si è spento. Per noi sicuramente una piccola lezione, perché di partite in casa di questa levatura di squadra ne verranno diverse e da questa situazione possiamo sicuramente imparare. Peccato, perché questo per noi era un viatico importante, questi 2 punti, nonostante la defezione di maggio che abbiamo solo rischiato, sarebbero stati fondamentali per il nostro proseguo. Ora ci tocca ricominciare ancora da un po' più dietro. Settimana, come abbiamo detto, appunto, è arrivato Orlando. Cosa può assicurare alla sua squadra da qui alla fine del campionato? Ma io mi sento di assicurare che sicuramente nelle ultime 3 partite del girone di ritorno si deciderà il nostro futuro. In questo momento dobbiamo continuare a costruire, a lavorare e a fare in modo di essere un po' più fluidi, di non spaventarci davanti a quelle che possono essere le difficoltà del campo, perché giocare con i vantaggi sono capaci tutti, recuperare dagli svantaggi sono capaci anche tutti, stare in equilibrio per tutta la partita è una cosa sicuramente da migliorare e da applicare. Ringraziamo, buona serata. Grazie. Buonasera dalla Pallamazzola di Taranto, derby portato a casa dalla MD Discount Quarta Caffè Monteroni con il punteggio finale di 85 a 77 in una partita ben gestita dai ragazzi di Conci Manfreda, quest'oggi il nostro ospite con la consueta intervista post partita. Ecco, appunto partiamo proprio da queste ottime notizie, una squadra che ancora una volta ha dimostrato di avere talento e soprattutto testa. Sì, la cosa più importante della quale sono molto contento è che assolutamente questa sera abbiamo giocato da squadra. Tutti quanti gli effettivi hanno dato il loro contributo, chi più chi meno, chiaramente in funzione anche del peso specifico che ogni giocatore ha nella squadra. Però in assoluto questa è la nota lieta migliore perché comunque siamo stati molto bravi a gestire ritmi, a gestire anche la situazione falli, a gestire i momenti della partita, anche sapere quando accelerare, sapere quando rallentare, questo è stato sintomo di grande maturità. Nonostante il grande equilibrio iniziale, Monteroni ha dato l'impressione di poter essere sempre in gestione della partita. C'è stato un momento chiave che ha un po' spezzato quelli che sono stati gli equilibri, appunto? Noi sapevamo che comunque loro sarebbero partiti forte e il nostro obiettivo era contenere questa loro partenza sicuramente lanciata e rimanere aggrappati alla partita. Sapevamo probabilmente di avere un qualcosa in più rispetto a loro, non fosse altro che comunque loro sono diventati maggiormente competitivi con l'ingresso anche di Orlando in rotazione, dati i suoi centimetri e data la sua esperienza. La cosa fondamentale per noi è stato il rientro nel terzo quarto, quando altre volte siamo stati lievemente deficitari come impatto sulla partita, questa volta il terzo quarto abbiamo mantenuto botta, siamo stati carichi dal punto di vista prima di tutto mentale, da parte di tutti c'è stato, ripeto, l'apporto anche da quel punto di vista, perché comunque una squadra che è matura lo è prima di tutto nella testa. Sicuramente noi possiamo ancora migliorare,
però comunque adesso ci prendiamo questi due punti fondamentali per il proseguo del nostro campionato. Ecco, questa partita ha sancito anche il ritorno di Alessandro Poti dopo due turni di stop. Una squadra così a pieno organico può davvero giocarsela con chiunque? Innanzitutto la cosa importante sarà riuscire a gestire Poti, perché comunque i suoi problemi ancora non sono completamente risolti. Lui, diciamo che sta stringendo i denti e questo gli fa onore, e poi se è compito mio e anche della squadra supportarlo nei suoi momenti anche di difficoltà, e sarà compito nostro stargli vicino come lui si è messo a disposizione del gruppo, e questa è una cosa molto bella e gli fa, ripeto, onore. Per quanto riguarda il giocarsela con tutti, diciamo che in realtà questa consapevolezza noi l'abbiamo già acquisita anche domenica scorsa, quando abbiamo giocato anche senza lui, che è un uomo per noi fondamentale. Ce la siamo giocata alla pari con Montegranaro, ma adesso quella è storia. Il problema è non cullarsi in questa situazione, ma è continuare a lavorare sempre con la stessa grande intensità in palestra, perché poi a parole giocarsela con tutti è un conto, poi bisogna andare sul campo ed è lì che una squadra dimostra veramente se può giocarsela o meno. Questa sera l'abbiamo dimostrato, domenica ci attende un'altra partita difficile in casa con Pescara, e l'importante è tenere altissima la concentrazione e l'intensità. Con la determinazione di coach Manfreda chiudiamo questa intervista, la ringraziamo per la sua collaborazione e vi invitiamo ovviamente a rimanere sintonizzati sul nostro sito internet, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Buona serata.